Finisce 0-0 fra Jesina e Fermana e entrambe le squadre tornano al pari dopo il segno X già assaporato all'esordio. La Fermana in casa dei Leoncelli non riesce a sfruttare l'ultima mezz'ora di gioco in superiorità numerica per l'espulsione di Sassaroli nelle file della Jesina a metà ripresa. Proprio quelle Sassaroli che nei precedenti derby del Carotti era sempre riuscita a castigare col gol la formazione canarina. La Jesina ripropone il 4-3-3 della prima uscita, Tafani al rientro riprende il suo posto a centro difesa. Nella Fermana il 3-5-2 di Iaconi vede Ficola e Iotti correre sugli esterni, davanti incrociano Cremona e Degano. Il primo tentativo della partita lo fa Carnevale al terzo minuto, conclusione dalla distanza ma senza riuscire a trovare la porta. Proprio Sassaroli ci prova al 21esimo, spunto al limite dell'area, conclusione che però timbra il palo e termina fuori. La Fermana si rende pericolosa al 28esimo nel cuore dell'area di rigore, Comotto di testa su un calcio di punizione riesce ad anticipare tutti, ma alza la sfera sopra il montante della porta difesa da Cecchini. Al 33esimo per i canarini Cremona recupera palla sulla tre quarti beffando l'anticipo di Fatica e fila via, bomba dalla distanza che si spegne alta. Al 37esimo la circolazione di palla della Fermana libera Iotti a sinistra, palla pericolosa messa in area dove però sul secondo palo Degano non è pronto all'aggancio. Per la Jesina al 42esimo ci provano prima Fatica e poi Trudo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Entrambi i tiri vengono respinti col corpo dai difensori ospiti, qualche protesta da parte dei giocatori di casa sulla seconda respinta. Al rientro in campo dopo l'intervallo Iaconi cambia dopo due minuti, Cesseloni in campo per Ficola. Al terzo minuto punizione di Degano, la barriera devia, Comotto va sul pallone in posizione di fuorigioco ma non evita lo scontro con Cecchini, cure per entrambi che però restano in campo. Anche Bugari cambia, fuori Strappini recuperato all'ultimo, dentro Ambrosi. Gara che rischia di farsi calda, al 52esimo Sartori lancia Sassaroli, scontro con Olshak in uscita che a gioco fermo riserva anche un colpo proibito nei pressi del volto all'attaccante di casa ma si va avanti. Fermana pericolosa al 59esimo, punizione messa in aria da Degano, passa l'acqua, chiama la bella parata Cecchini che salva il risultato. Iaconi gioca la carta Valdés per Misin, Bugari risponde con Pierandrei per Sartori. La partita si complica per la Jesina al 69esimo, Sassaroli a metà campo entra duro e scomposto su Iotti, per lui c'è il cartellino rosso diretto, Jesina in 10. Al 74esimo Fermana insidioso, Miccioli di testa favorisce lo spunto di Degano che da lontano cerca ma non trova la porta difesa da Cecchini. Bugari mette forze fresche con Cesaroni per Carnevali, Iaconi gioca la carta a Tascini per Terrenzio. Al 79esimo spunto di Iotti sulla linea di fondo e palla deviata sull'esterno della rete. Sugli sviluppi del calcio d'angolo che ne viene, Valdés al tiro da fuori, buona ancora una volta la risposta di Cecchini. La Jesina si rivede con la punizione dalla lunghissima distanza di Cesaroni, palla che termina fuori all'83esimo. All'86esimo in area Leoncella Cecchini esce a fermare Iotti in posizione sospetta. Proteste della Fermana al 90esimo, Degano si gira in area di rigore, Fatica lo abbraccia, episodio da Moviola, ma l'arbitro Ruggero di Roma 1 lascia proseguire e finisce così 0-0.